il gioco è praticamente che si è messo in moto è un po' di questo genere. Eccessiva comunicazione, nuovi spostamenti di popolazione, che però, attenzione, quando io parlo di spostamenti di popolazione dell'Europa, diciamo, della fine dell'Impero Romano, parlo di una popolazione che, tutto sommato, aveva grandi spazi, grandi territori a disposizione, immense risorse naturali. Qui sto parlando di miliardi di persone che possono muoversi, e la terra è sempre quella, con le riserve di quelle che sono le energie, che si possono anche contare. Mi pare che per le riserve di gas siano stati fatti dei conti su 52 anni, per le riserve di benzina ci possono essere delle alternative, eccetera. Ci sono cifre più incoraggianti. Bisogna trovare delle energie alternative che non siano quelle del vento, ma che siano altre energie disponibili a sorreggere la vita che chiede un dispendio di energia eccessivo per miliardi di persone. Tenete presente che tutto questo non è che si possa risolvere come lo si fa tranquillamente con un appello, una buona idea, un invito o quella che comunemente si chiama accoglienza. Cioè, bisogna porsi una domanda. Non perché noi dobbiamo difendere un territorio, ma perché chiaramente da che mondo è mondo c'è sempre stato un problema dei rapporti tra popolazioni che si spostano. Cioè, perché il Papa vive fra 300 di mura? Ma perché Leone IV nell'840 e qualcosa decise di difendere le parti sacre di Roma dai saraceni? E la costruzione delle mura intorno al Vaticano durò dall'840 e qualcosa sino a Papa Pio XII, quindi sino a qualche anno fa. E questo per un semplice motivo, che cioè, quando si devono proteggere delle situazioni si alzano muri. Cioè, non è che l'umanità abbia trovato sistemi diversi. Sto dicendo questo perché appunto il regnante pontefice ogni tanto dice di fare i ponti e non alzare i muri, ma sono loro che hanno fatto le mura più grosse che l'umanità abbia a disposizione. Le mura di Leone IV sono 3 chilometri con 44 torri alte 14 metri e hanno usato per costruire gli schiavi saraceni. Ecco, io do questi dati per pensare non che il passato sarà uguale al futuro, ma per pensare come potremmo risolvere questi problemi. Io non posso che essere d'accordo con l'amico professor Mordaci, cioè non bisogna essere serviti, sì, però l'eccessiva comunicazione, il controllo dei sistemi di comunicazione elettronici, il controllo di questi grandi e immensi ordigni che determina la nostra comunicazione, evidentemente, cioè, cambierà un po' della nostra vita. Non saremo magari serviti a un'autorità che ci costringe ad andare a letto con il coprifuoco, ma saremo serviti a questi mezzi, a Google, a YouTube, a non so che cosa. E anche rispetto dell'altro e rispetto di noi, è vero, ma io mi chiedo se questo principio che è sacrosanto, che Kant mi garantisce, noi potremmo garantirlo per il futuro? Cioè, noi che cosa dovremmo fare di fronte a un mondo che si muove? Essere disponibili a tutto o proteggerci? E se dobbiamo proteggerci, come lo faremo? Con la politica, che non riesce neanche a dialogare? Quante volte l'attuale grande commissario della UE ha parlato della guerra in Siria? Io non mi ricordo. La guerra in Siria è stata una strage di bambini, di donne, di vecchi, di persone. È stata una cosa immonda. Cioè, ci stiamo dimenticando che le guerre continuano in parti che noi non vediamo. Ci sono circa 24 guerre nel mondo che possono anche esplodere in situazioni più grosse e che molte volte non riusciamo a raggiungere con la nostra conoscenza o non ci vogliono far conoscere. Per esempio, se io dico la Seconda Guerra Mondiale e chiedo a una persona quante vittime costate, quella la conosciamo, grosso modo, perché sono oltre 50 milioni.
ma se dico che le vittime dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale nelle città italiane superano i 64.000 uomini, donne, bambini che sono stati uccisi dalle bombe, dico un dato che è uscito solo recentemente. E per dare l'idea, nell'ottobre del 44, non dimentichiamoci che le bombe sganciate, non so se volontariamente o se sbadatamente, alla scuola di Gorla hanno ucciso 280 bambini a Milano, in una zona che non era industriale. L'hanno fatta apposta? Volevano piegare? Non lo so. Però io sono convinto che questi flash del passato non vanno dimenticati. Dobbiamo soprattutto renderci conto di una cosa, che la democrazia non la stiamo più interpretando in senso pratico e utilizzabile. In Europa non so quanti stati ci siano, ma ci sono almeno una decina di concetti di democrazia. C'è il concetto di democrazia della Bundesbank, che vorrebbe essere applicato alla BCE, che mette in ginocchio la Grecia. È democrazia sistemare la Grecia come è stata sistemata, mettere alla fame, ridurre praticamente le potenzialità di vita di una popolazione? Non lo so. È democrazia quella dell'Ungheria di alzare muri e di impedire praticamente un passaggio umanitario? È democrazia quella, che so io, che viene fatta tranquillamente tra le lotte di multinazionali appoggiate dagli stati, eccetera? Ecco, mi chiedo come cambierà la democrazia in futuro e non lo so. Mi chiedo come potrà l'uomo convivere con questi dati che io ho sotto mano. Non vengo qua a parlare della decadenza dell'Occidente, della decadenza della religione, che le chiese sono vuote, eccetera. Quelli sono quasi momenti secondari. Dico soltanto che ci sono dei dati che mi preoccupano. Non perché siamo in troppi, ma perché non riusciamo a gestire questi troppi che stiamo diventando. E chiaramente tutto questo è di fronte a uno scenario che lo vedete anche voi. Vi siete accorti in questi ultimi anni cos'è un posto di lavoro? Vi siete accorti in questi ultimi anni cos'è una pensione? Vi siete accorti in questi ultimi anni come stanno cambiando quelle regole che sembravano delle garanzie per farvi vivere in pace? Ma questo non è che l'inizio. Non voglio essere pessimista oltre i limiti. Dico che credo che, spero che, una possibilità di convivenza ci sia, ma questa possibilità di convivenza non nasce dai buoni intendimenti o, diciamo così, da quello che è l'applicazione molte volte di un principio iperumanitario. Nasce da una nuova situazione politica che non si riesce a creare, ma non è che riusciamo a crearla noi, non riesce a crearla nessuno, perché non la creano gli Stati Uniti, non la creano i vari stati dell'Europa che non riescono a trovare una soluzione, non la creano i governi africani che ormai stanno diventando una colonia della Cina, la creano praticamente coloro che stanno organizzando in qualche modo la convivenza del mondo attuale. Cosa sarà di noi? La domanda non chiedetela a una persona ragionevole. Questi dati che vi ho detto sono dei dati che tutti possono verificare. Sono dei dati che si possono tranquillamente trovare nelle statistiche dell'ONU o in altre parti. Ma non è che diminuendo la popolazione, il famoso controllo delle nascite, è tardi, non facciamo più in tempo. La popolazione mondiale aumenta, oggi sono nati almeno circa 300.000 bambini, c'è una parte che è morta, però una parte vive. Ho detto prima 250 bambini al minuto, lo so che è brutto dirlo perché ogni vita è infinita, ogni vita è un miracolo, ogni vita è un dono, però lo spazio che abbiamo a disposizione è questo, è la Terra con le sue risorse. La Terra che ci nutre, ci ospita, ci consente ancora di viaggiare,
e ci chiede di convivere, non c'è altro. Le formule politiche, probabilmente ne vedremo delle altre, vedremo altre soluzioni, più o meno buone o cattive, però non è che ci sia una soluzione in vista che possa dire la democrazia sarà il rimedio, l'apertura delle porte sarà un rimedio, la chiusura delle porte sarà un rimedio. No, nessuno di questi è la soluzione. Siamo in un momento in cui i cambiamenti sono tali che non riusciamo a vedere il lumicino che dobbiamo raggiungere. Questo è il nostro futuro. Se vi ho, diciamo così, allarmato, non preoccupatevi, perché oggi è ancora una situazione molto vivibile e nella quale si può ragionare veramente decentemente.